Buongiorno a tutti ragazzi, come va? Spero tutto bene e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedrete cambiato, quindi 3, 2, 1. Eccomi qua ragazzi, nuovo taglio di capelli. Oggi parleremo del film Spider-Man Amazing, The Amazing Spider-Man in realtà si dice. Solo che mi sono confuso e iniziamo. Eccoli qua, ho deciso di fare un video unico dove vi faccio sia vedere uno che il due, che sono gli unici che sono usciti. Ne doveva uscire anche un terzo, avevano detto, solo che poi non è uscito proprio un bel niente. In molti pensano che Spider-Man The Amazing, cioè l'uno, questo qui, è un po' brutto e in molti preferiscono il 2. Allora, cosa penso io? Allora, mi sono piaciuti entrambi, forse perché sono anche i primi film che ho visto quando ero piccolo. Ma sinceramente anche io preferisco il 2 per il costume. Questo qui è molto più figo come costume, solo che... Ecco. Tranne quello, è logicamente un film per tutti, quindi per tutta la famiglia, grandi, piccini, grandi. E logicamente racconta bene la storia di Spider-Man, le origini. È fatto molto meglio del primo, quello di questa serie. Cioè la prima serie di Spider-Man, cioè non c'ho niente contro, solo che essendo che questa qui è la prima che ho visto di quando ero piccolo, questa qui l'ho vista più avanti, mi sono più affezionato a questa che rispettivamente a questa. Poi il 3 è logicamente un film che fa altamente schifo, quindi lo leviamo dalla vista. Comunque, tranne quello, logicamente tutti conosciamo la storia di Spider-Man, i villain di questi due film sono... Qui c'è Lucertolone, qui invece c'è Electro e Goblin, cioè il figlio di Goblin. Vi inizio a parlare di uno e poi vi parlo del secondo. Ah, logicamente Spider-Man normale ragazzino, cioè Peter Parker, viene portato dai genitori, dagli zii da piccolo, cresce, va a scuola, mi sembra alle superiori, all'università, qualcosa del genere. E un giorno va negli studi per incontrare la ragazza che gli spiace, cioè Gwen, e poi succede in poche parole che per sbaglio incontra un ragno, viene morso, come nella storia originale. Dopodiché, a venire avanti, lo zio muore e Lucertolone diventa Lucertolone perché gli mancava una mano e voleva mutare il DNA oppure mettersi del DNA nel braccio. Si trasforma e poi ve lo faccio vedere per non dare troppi spoiler, ok? Che non l'ho spiegato benissimo. La copertina del film, come ho detto, mi piace, non è niente male. Adesso vi faccio vedere anche l'interno. L'interno è fatto così con Gwen e Spidey. Produzione logicamente della Sony, siamo a Marvel. Adesso passiamo al secondo film. Secondo film di Spider-Man, come ho detto, protagonisti Electro e il figlio di Goblin. Non vi racconto tutta la storia, sempre questo qui ve lo faccio vedere per non dare troppi spoiler. Vi sto solo a dire che in questo film c'è James Potts che interpreta Electro, che dovrebbe anche far parte del terzo film di Tom Holland. Non è garantita sta cosa, sono cambiato un po' di informazioni, quindi poi casomai farò un video a parte. È molto più difficile da spiegare qua, ma logicamente in tutti e due i film c'è la comparsa di Stan Lee, che purtroppo è morto. Come ho detto, il costume è molto cambiato, non sappiamo nemmeno il motivo, cioè non sappiamo se è stata una scelta dei costumatori, boh, come cavolo si chiamano, oppure è proprio una cosa così, che non è successo, cioè... Così a caso che hanno scelto i produttori del film, perché sono molto diversi i due costumi. A differenza di Spider-Man Coming e Far From Home, che sono rispettivamente questi due, cambia costume perché il primo si è distrutto, cioè quello fatto da Tony Stark, se non sbaglio. Oppure non è stato distrutto, ma qualcosa del genere. E quindi poi lui nell'aereo se ne va a creare un altro, cioè nuovo, cioè quello di Spider-Man Far From Home, anche se decisamente io preferisco il primo, cioè questo qui, cioè quello di Tony Stark. Ma poi questo qui è un film a parte, logicamente come sappiamo la produzione di Marvel Studios, dove Spider-Man finalmente fa parte delle Cinematic Universe e non ne sono un grande fan. Però logicamente c'è sta Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Comunque passiamo agli altri due film. Ve li consiglio entrambi e... Ecco a voi il trailer. Io intanto vi saluto, vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Buona visione!
arrivato? Dalla scala antincendio. Sono 20 piani. Il tuo portiere mette soggezione. Ci racconti un po' di sé, Mr. Parker. Beh, non c'è molto da dire. Peter vive con i suoi zii. Non l'avete ancora preso, quel tizio ragno? No, ma lo prenderemo. Credo che lui voglia quello che volete voi. Proteggere gli innocenti dai malvagi. Senti, se devi rubare una macchina, non ti vesti da ladro di macchine. Sei un poliziotto. Secondo te sono un poliziotto con questa tutina rossa e blu. Io porto un distintivo, lui porta una maschera, come un fuorilegge. Tu chi sei? Lo so che è stata dura per te senza tuo padre. Me ne ero dimenticato del tutto. Era di tuo padre. Tuo padre era un uomo molto riservato, Peter. Dottor Connors, sono il figlio di Richard Parker. Io e tuo padre avremmo cambiato la vita di milioni di persone, inclusa la mia. Straordinario, come ci sei arrivato? Girano voci su una nuova specie a New York. Può essere aggressiva se minacciata. Fermarlo, perché l'ho creato io. Non è compito tuo. Sono io il responsabile.